Negli ultimi anni del 1800 e poi inizio 900, i poli della Terra sono tra le ultime frontiere ancora da conquistare e effettivamente la corsa al polo entra assolutamente nel vivo. In ballo c'è il prestigio, la gloria internazionale, anche il riscatto di una nazione in certi casi. È così che inizia una vera e propria bagarre, una concorrenza senza quartiere per conquistare i poli. Sono diverse le nazioni che vi prendono parte, da quelle scandinave, nordeuropee, inglesi, statunitensi, e proprio negli Stati Uniti è emblematico il caso di Frederick Cook e Robert Edward Peary, che collaborarono all'inizio per raggiungere il traguardo, salvo poi invece entrare tra di loro in una concorrenza interamente targata USA. Nel caso specifico del Polo Nord, l'obiettivo è chiaro: aumentare il livello, alzare l'asticella spedizione dopo spedizione, aumentando così anche la latitudine raggiunta di volta in volta. È in questo contesto di lotta serrata che entra in scena un attore in quel momento totalmente inatteso, ovvero l'Italia. L'Italia, verso la fine dell'Ottocento, è un paese che sente il bisogno di riscattare la propria immagine nonché il proprio prestigio internazionale. Erano diversi gli smacchi subiti dal paese in quel periodo, dallo schiaffo di Tunisi all'essere stata sostanzialmente costretta ad entrare nella triplice alleanza e molto altro ancora. A raccogliere la sfida e a guidare poi questa spedizione sarà in effetti un principe sabaudo, Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi, figlio di Amedeo I, re di Spagna, anche quello un recente smacco subito da parte della casa Savoia. E in effetti pieno interesse di un principe di Savoia in quel momento portare in alto il blasone del proprio paese e della propria casata, anzi direi che è una vera e propria missione. Ora, il duca degli Abruzzi non era l'ultimo arrivato, era un comandante della Regia Marina a cui le competenze si aggiungevano anche quelle legate all'alpinismo, che ne facevano il perfetto prototipo dell'avventuriero ottocentesco della Belle Époque. Ed in effetti aveva compiuto proprio sulla fine dell'Ottocento un giro attorno al mondo a bordo della sua Cristoforo Colombo, occasione nella quale ebbe anche modo di stazionare a Darjeeling in India e venire travolto da una visione che non lo avrebbe mai più abbandonato, quella della catena delle montagne, delle cime dell'Himalaya, immaginando chissà quali mirabolanti avventure. Sempre nello stesso periodo, negli stessi anni, peraltro ebbe modo anche di scalare per primo in assoluto la seconda montagna più alta del Canada, a cavallo con l'Alaska, il Monte Sant'Elia, di poco meno di 5.500 metri d'altezza. Quindi era un avventuriero di status affermato e assolutamente credibile, ma qui c'era da affrontare il Polo Nord. Solitamente, come anche accennato all'inizio di questo filmato, questo genere di spedizioni e di imprese erano attrattive per grandi corporazioni private o anche per singoli avventurieri a caccia di gloria. Era in effetti poco frequente, anzi quasi un unicum a mio avviso, che un esponente della famiglia reale prendesse in carico in prima persona questa sfida e si mettesse a capo di una spedizione estrema. Questo diede adito alla stampa estera di poter in qualche modo attaccare, provocare l'Italia, il paese, insomma, per questa iniziativa. E questo trova riscontro nelle biografie anche del Duca degli Abruzzi, ma anche in un passaggio di un articolo del National Geographic che vi lascio in descrizione, in cui si racconta di come gli italiani venissero definiti dal quotidiano tedesco Fossische Zeitung come delle teste calde in questo bizzarro tentativo dal paese delle arance,
che sarebbe l'Italia, e che come toccasse al Corriere della Sera, insomma, tenere alto l'orgoglio nazionale in una serie di frecciatine, sembra quasi un dissing moderno, oggi si usa questa espressione, ante litteram quella volta, replicando che però queste teste calde che sarebbero gli italiani storicamente hanno compiuto e come imprese esplorazioni straordinarie, che quindi avevamo effettivamente tutte le carte in regola per riuscirci. Fatto sta che la spedizione viene preparata in ogni singolo particolare, studiando i resoconti, i rapporti delle spedizioni internazionali precedenti, portando con sé i propri uomini di fiducia, dal capitano Umberto Cagni al tenente Andrea Querini, ma soprattutto l'inseparabile fotografo valdostano Vittorio Sella, una delle figure più illustri probabilmente della storia della fotografia, del cosiddetto reportage di viaggio della storia dell'Italia, per l'appunto immancabile anche lui in questo viaggio. Un viaggio che partirà il 12 di giugno del 1899 a bordo della Stella Polare, questa imbarcazione che a ben guardare era una nave possente, ma una baleniera norvegese acquistata dal principe Sabaudo e riconvertita, abbellita, messa in gingheri per l'occasione, ma resa anche funzionale, visto anche l'aver montato le slitte che serviranno al traino dei cani proprio per compiere questa grande spedizione polare. Giova comunque notare come questa impresa godesse di un'elevata considerazione e in una certa misura anche di molta apprensione da parte della casa reale. Venne infatti donato al duca degli Abruzzi un tricolore che riportava un'iscrizione ricamata che rappresentava il motto della casa reale stessa: sempre avanti Savoia. Era stata ricamata a mano dalla regina in persona e dedicata al duca degli Abruzzi, Margherita di Savoia, consorte del secondo re d'Italia Umberto I, che da lì a poco più di un anno avrebbe trovato una morte tragica, prematura, assassinato dall'anarchico Gaetano Bresci. Tuttavia, dopo alterne vicende, la Stella Polare sarebbe stata in grado di raggiungere le terre di Francesco Giuseppe, l'isola sommitale del gruppo, ribattezzata Isola di Rudolf dagli austriaci nell'ambito della prima spedizione polare moderna del 1872, che abbiamo trattato recentemente qui sul canale, che potete andare a riscoprire, è dedicata dagli austriaci proprio all'arciduca Rodolfo d'Asburgo, riuscendo ad entrare nella baia di Teplitz, ma non a raggiungere il vero e proprio approdo, perché bloccata al largo dai ghiacci. Questo fatto costringerà il duca degli Abruzzi ad abbandonare la nave ed instaurare il campo base direttamente sul pack ghiacciato. Da lì, ormai siamo nel dicembre del 1899, sarebbero poi partite le spedizioni con le slitte trainate dai cani di ricognizione, di avanscoperta, proprio per individuare una strada che potesse condurre a una progressione sul ghiaccio. Ma una tragedia sarebbe stata sfiorata veramente qualche giorno dopo, pochi giorni prima di Natale peraltro, da parte del duca degli Abruzzi, partito insieme al capitano Umberto Cagni, che dopo aver transitato sulla slitta per un certo periodo, a causa della visibilità estremamente ridotta dalle intemperie, finì caduto in un crepaccio insieme a Cagni a meno 30 gradi sotto lo zero. Un'esperienza dalle quale uscì effettivamente, ma che gli costò l'amputazione di due falangi delle dita. Un fatto questo che gli impedì di condurre i prossimi tentativi in prima persona e delegando il comando di queste spedizioni sulla slitta al capitano Cagni. Tuttavia era necessario a quel punto cambiare completamente strategia. Anche a causa dell'infortunio rimediato, il duca degli Abruzzi sarebbe infatti rimasto come coordinamento al campo base, dal quale però sarebbero partite tre squadre su tre slitte contemporaneamente, ma completamente autonome l'una dall'altra, e questo ad inizio del mese di marzo del 1900. Perché partire ancora in pieno inverno artico? Beh, è proprio per garantire la solidità del ghiaccio sul quale queste slitte andavano a muoversi, nella speranza quasi impossibile di conquistare proprio il Polo Nord.
E così fecero. La prima spedizione era capitanata da Cavalli Molinelli, la seconda da Andrea Querini, con anche un gruppo di norvegesi, e la terza dal capitano Umberto Cagni. Ora, se la prima avrebbe fatto ritorno abbastanza presto, circa un mese più tardi, nell'aprile del 1900, della seconda di Andrea Querini si sarebbero perse completamente le tracce, i loro corpi non sarebbero mai più stati ritrovati. Era la grande tragedia di questa spedizione polare italiana, che si temeva per il peggio che potesse ripetersi anche nella terza squadra, quella del capitano Cagni, che però, contro ogni previsione, dopo diversi mesi ormai dalla partenza, fece ritorno. E fece ritorno con una notizia straordinaria: aver piantato la bandiera tricolore italiana e aver raggiunto il massimo grado di latitudine mai raggiunto da nessun essere umano. Pensate, a soli 380 km dal polo nord effettivo. Era un risultato per l'epoca realmente straordinario. Quello che probabilmente più di ogni altra cosa aveva impedito al capitano Cagni di raggiungere il polo nord effettivo era il fatto che ormai era arrivato a primavera inoltrata ed era troppo grande il rischio dello scioglimento del ghiaccio su cui stavano progredendo con le slitte e i cani, che avrebbe reso semplicemente impossibile l'avanzata e costringendolo così a fare ritorno al campo base, da cui avrebbero poi riparato la nave, la Stella Polare, l'avrebbero rimessa in mare e questa avrebbe potuto finalmente ridiscendere verso il porto di Tromsø in Norvegia, e da lì il viaggio trionfale verso casa. E trionfale, un trionfo, insomma, lo fu davvero, perché comunque questa esplorazione italiana rappresenta uno dei tentativi più nobili, più massimi e più vicini effettivamente al Polo Nord, un tassello fondamentale della ricerca polare compiuto da uno delle nazioni, in qualche modo, che rappresenta le nazioni meno blasonate per un'impresa del genere. L'Italia era una vera e propria outsider della corsa polare in quel momento, perché non aveva una tradizione così tanto radicata nel campo delle ricerche polari come ce l'avevano invece altri paesi. In effetti il Duca degli Abruzzi, un po' il protagonista della nostra storia, avrebbe continuato con le sue esplorazioni, veramente potremmo dire in lungo e in largo. Nel 1909 tenterà in maniera piuttosto ardita la salita a quella che oggi chiamiamo il K2 nel massiccio del Karakorum, la seconda vetta più alta del mondo, che lui non sapeva essere tale ancora all'epoca, ma che riuscì comunque anche in quel caso non a raggiungere certamente la cima, ma ad aprire un passaggio che oggi è considerata la via tuttora privilegiata per compiere la salita al K2, che prende ancora oggi il nome infatti di Sperone degli Abruzzi.